ricevo, ti ricevo. User left your channel. Orius, mi ricevi? Senti? Affermativo, ci stanno i paracaduti là dentro? Fermo. Ok, allora ce l'ha già, lo può prendere direttamente il CH-47, dai. Ce lanciamo. Come col... È figo la CH, vabbè, come ti pare. User joined your channel. È tracciato, sta reagendo. Allora, con o senza silenziatore? All'inizio con, una volta ingaggiati levate. Perché ce l'abbiamo. Allora voi attualmente avete uno zaino o comunque un qualcosa che avete sulle spalle. Come può farvi vedere il messaggio in più di volo Hollywood, se premete contro Windows, interazioni su questo e quindi equipaggiamento, potete mettere, potete fare l'interazione putback al concesso, ovvero vi metterà lo zaino sul cazzo. Solo per favore. Ok, fatto questo. Ok, ok. Allora, ora potete anche rimetterlo nelle spalle perché, come potete vedere, quando ce l'avete lì siete più lenti, come è giusto che sia. Ora, perché questo? Perché questa piccola aggiunta vi permette sì di mettere lo zaino davanti e contemporaneamente mettere un paracadute al posto dello zaino. Quindi le fasi cosa sono? Sono queste. Arriviamo alla C130 normalissimi. Alla C130 mettete proprio di fianco all'inventario del veicolo put backpack on chest e sarete con la schiena vuota. Farete inventario sulla C130 e prenderete un paracadute che equipaggerete al posto dello slot dello zaino. Entrerete nella C130, vedrete che tra l'altro vi imporrà di camminare, perché appunto avrete sia un paracadute dietro che lo zaino al posto del cazzo. Vi metterete sull'aereo, scusate. Quando Furious e io vi daremo il via, ci lanceremo. A un certo punto, più o meno sui 300 metri, aprite il paracadute. Una volta atterrati, rotellina apre paracadute, okay. Poi a livello di movimenti non c'è niente di particolare, premete W tasto per andare avanti e libera in avanti, premete S rallenta, se rallentate troppo va anche indietro o cade a picco a seconda di quanto lo premete, e ovviamente A e D sono destra e sinistra. Cercate di atterrare non troppo velocemente perché sennò potreste veramente farvi male, non atterrate sugli alberi e appunto quindi cercate un punto abbastanza piano, senza rocce, solo terra. Altra cosa, appena arrivate
per terra dovete fare questo piccolo passaggio. Andrete nell'inventario, selezionerete il paracadute che avete ancora nella schiena, lo butterete per terra, tanto non vi servirà più. Fatto questo, rifate l'interazione per spostare lo zaino dal cazzo alla schiena e siete pronti ad uccidere tutti, ok? Certo. Abbastanza semplice. Significa semplicemente fare uno swap all'inizio, prima e dopo il viaggio, semplicemente. Per diverso. Sospetto, Nazzo, che vuoi? Questa mi sono messo anche rupi. Quindi tutto chiaro? Non... Qualcuno che ha dubbi lo dica ora, per favore. Olli, facciamo una cosa. La mia squadra inizia ad andare, tu aspetta un attimino Tremor e glielo spieghi e ci raggiungi con un camion, ok? Vai, vai. Vabbè. Ah, fu. Il veicolo che dicevo è lì, Dovrebbe essere l'H1Y, se non sbaglio. Ok. Andiamo al centro. Ah, vieni anche tu? Ok. Che... Sì, 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 vieni. Fali. Sì? E l'hai messo la mod del suono? La stai provando? User joined your channel. Cazzo, no, mi sono dimenticato. Ah, giusto, sì, proprio sì. Dovrò chiedere anch'io qualcosa su quella GSR. Ok. Vale l'opina comunque. Tantissimo. Pure Olli, che rompe il cazzo se non è in Dolby Surround la mod eccetera eccetera, gli è rimasto veramente stupito. E sembra un film, cazzo. Scusate Ob che è in live. Tremor, hai sbagliato radio, sei sulla 41. Cioè dovresti essere sulla 41. Ciao babba, sono il tifo. Cobra, tu non saluti? Io? No, Obbe lo sa che ti tengo lì. Cosa c'entra? Non lo so. Così. Ma se ne prendo due, dici 103? Due contemporaneamente? Sdoppio. Vai. Scendete. Ah ragazzi, allora, una cosa su cui vorrei puntare. Gradirei tantissimo che stasera, quando stiamo vicini a queste distanze, voi mettiate il gridare e facessimo dei passaparola, anziché usare la radio, in determinati casi. Ad esempio, il movimento sarebbe bello chiamarlo solo a voce. Quando invece siamo... a spottare in contatto, che ne so, Lux a un certo punto guarda a 30 gradi e vede uno spot, ovviamente con la radio. Però a parte queste cose che sono abbastanza prioritarie, cerchiamo di fare un passaparola come real life. L'altra volta ci è riuscito ed è venuta veramente una figata. Cerchiamo di applicarlo. Sono in... Pure tu sei sulla 40, vero? Ascolta, un certo tot di metri, se non sbaglio, più, quindi tieniti su 2000-2005 massimo, dovrebbero bastare. Chi mi ha levato il punto LZ? Gli strappo le palle. Guardalo dagli eventi. Era quello blu? Sì. Ah, scusa, pensavo che intendevo. Primo o secondo 530? Primo. Primo, 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 primo. Lo rinominate NLZ 130. Allora. Furious passa da est verso ovest. Aspetta. Ok, prendete la paracadute. Ah,
Se ci riesci, per me non c'è problema. E se passo da est verso ovest, passaggio e... Ok. Olli? Avanti. Linea rossa nel passaggio bianco del C-130 sarebbe il punto dove ci buttiamo, ok? Allora ragazzi, come dicevo appunto ad Hollywood, alla linea rossa che vedete in mappa dopo la freccia blu, il cerchio bianco sarebbe l'itinerario che seguirà la C-130, ci lanciamo e ci troviamo appunto a circa 150 metri più avanti. Olli, hai tutti su? Tutti up, puoi andare. Ok, vai Furious. Chiudi la rampa tu. Basta che la chiudete. Cobra, hai finito? Fare move inside. Eviterei, voglio prima testarlo in privato che magari accadono robe. Fate iniezione al momento giusto. Olli, ascolta, noi ci paracaduteremo tutti assieme nelle Z-130, poi tu scendi e vai su mantieni 1. Noi delle Z cercheremo di fare uno spot sempre se abbiamo qualcosa di visibile. Se non c'è niente, te ne vai direttamente a mantieni 2, dopo che ti ho detto che non c'è niente, e noi invece andiamo contemporaneamente a spot 1. Ok. Fatto spot 1, ci muoviamo per lo spot 2 assieme. Ila. E 5. Forse non dovrai anche virare. Cobra, scusa, non ricordo il punto di rejoin, è quale? LZ-130. Ok, rampa aperta.
pronti? Via. Cobra, squadra in volo, squadra blu in volo. Qualcuno in aereo? Ah, non è impossibile. Ah.
vicino a me. Allora, Olly, vedi la strada che passa a sud di Spottuno? Affermativo. Ho approssimato che nel punto X, visto che il camion arrivava più o meno da sud-ovest a nord-est, stia per ripassare al contrario. Quindi sto aspettando che passi, poi ci muoveremo per Spottuno. Poi ti avviserò e ci muoveremo parallelamente a spot 2 come ho segnato in mappa. Io sono verde e tu blu. Ok, noi stiamo fissi un po' a mantenimento, attendiamo te. Ok, il camion ripassa. State giù. Scollina verso spot 1 ed è un'occhiata. Spot 1 è a 360, nord completo. Comando su spot 1. Cappa ricevuto, ci cominciamo a spostare verso spot 1. Negativo, aspetta un paio di secondi. Da questo momento in poi inizia a venirci incontro, però resta a metà collina in copertura della foresta.
Ricevuto. Ok, blu, inizia il movimento per spot 2. Ci aggiorniamo a spot 2 per quello che abbiamo visto. Ricky, continua per 250 circa. C'è un camion davanti a noi, blu. Copy, fatelo passare. Abbiamo una nuova squadra per 13 gradi. Libero. Oli mi ha detto che sta passando un camion davanti a loro. Tu lo vedi? Il nostro camion l'ha sorpassata. Cioè, è andato avanti per la strada. Direzione città o l'altra? Città, città. Se scollini vedi che c'è la strada qua di fronte, è andato verso destra. Ok, ricevuto, andiamo direttamente per la casa 244 veloci. Ricevuto. Ecco Claudio. 250 sulla strada. L'ho un po' buggato, si vede o non si vede dietro gli alberi. Ripeti, Olli. Aggiorno il marker della squadra blu. Hai capito quello che ho detto? Marker aggiornato, dimmi se possiamo proseguire perché sennò passiamo proprio davanti alla strada. Arretra più o meno verso la nostra posizione nell'itinerario verde perché vedo che c'è il camion più o meno in mezzo alla strada ed è abbastanza vicino. K ricevuto. Sali Ricky, andiamo al colle 347, a 347. Eagle qua comando, siamo quasi su spot 2 con entrambe le squadre. Iniziamo lo spot dei contatti per delimitare la zona dove ci sono i contatti attorno alla città. Allora inizia ad accendere l'elicottero perché ti sto già per dare un casso. Olli, ti metti su spot 2, noi siamo sul versante ovest, tu ti metti più o meno sul versante est a controllare la strada, copi? Camion avvicinamento da gradi 345. Ok, siamo quasi su spot 2.
Ok, attenzione, c'è un nuovo camion per 348. La strada a sinistra di quello fermo, per intenderci. Pattuglia in distanza per grado 311. Ok, siamo al bosco di Adraspot 2. Allora Eagle, ho marcato CAS senza numerazione ed è il primo che devi dare, devi fare anche il prima possibile. C'è avuto. Ok, cambiamento di piani, devo modificare CAS 1. C'è avuto. Ricevuto. Olli pronto ad ingaggiare la pattuglia a 18 gradi, sta per passare Eagle ad asfaltarla, i superstiti devono essere eliminati. Anche noi ci approcciamo per gradi 18, pronti ad ingaggiare la pattuglia qua sotto. Ok, stop, ritirata, ritirata, fuoco di copertura. Dietro il colle, dietro il colle. Qui i silenziatori. Non sono stato colpito. Affermativo, contatto eliminato, ottimo lavoro. Prosegui per il caso 2. Channel switched. Channel switched. Sono in
quella comando sono ri... altro lì. Ecco. Circa. Il cazzo è andato. Fatemi copertura, sono sotto ingaggio. 35 gradi. Vai, camera, vai. Domanda, il casco è... Affermativo, cas 2 però negativo per ora. E non l'ho effettuato, ho fatto... No, no, nel senso non eseguire più il cas 2 per ora. Non eseguire più il cas 2? Non eseguire più il cas 2. Ho piato. Pronto?
sta a far fuoco sul camion all'incrocio, aspetta il nostro sparo. Sirius, piazzati in fretta qua dove sono io, 28 gradi, e spiattella tutti i proiettili che hai su 28, appunto. Ando Igor. Ok, Olli, continua con la copertura, proseguiamo verso il camion distrutto circa. Campo ricevuto, siamo praticamente nel nord, 882, figuriamo. Ok, proseguiamo di nuovo in linea, via. Li stiamo proseguendo. Ti vedo, ma cioè non ti vedo, ma ti copro. Confermi che tu sei pronto ad effettuare un CAS, serve solo azionare l'elicottero. Check Furious. Stop qua prima di scollinare, tutti insieme, contemporaneamente, né un secondo prima né un secondo dopo. Pronti? Vai, di fronte a te. Ok, squadra rossa, vi vediamo, squadra verde, vi vediamo. Ok, scaglione a sinistra, usate meco quelle merda. Raggiungete il colle, usate il colle come riparo. Ci siete? Sì, affermativo. Bianco 120. Check caricatori.
colpi di lancia vere dati. Io lo sto facendo adesso. Apposta, apposta, già fatto, già fatto. Ok, se siamo tutti pronti, procediamo per 50 gradi. Olli, mantenete la posizione, state andando bene, noi stiamo, ci stiamo infiltrando nel bosco. K. Formazione a freccia. Casa 103. Allora, avanziamo in linea per 106, mettetevi due alla mia sinistra e due alla mia destra. Ok, 5 passi in avanti, poi stop, anzi facciamo 3 secondi in avanti, poi stop e controllo dell'area, e al mio via si riparte. Via da ora. Inizia a preparare i tuoi uomini perché tra poco dovete fare il giro che abbiamo fatto noi, eh? Dammi un po' di tempo perché stiamo a tirar su. Ok Olli, appena puoi muoviti perché ci servi. K, arriviamo. Vuoi un tracciato o più o meno l'hai capito? Quesito. Mettimi il punto dove siete voi. Ricevuto. Siete vicino a spot 3 o più sopra? Fine del percorso verde. K ricevuto. Adesso vedo qua dietro, qua dietro, qua dietro. User left your channel.
lanciato Ignazio col marksman a sparata di stanto. Ricevuto. Olli, fate in fretta perché ci stanno cerchiando e abbiamo perso. Stiamo arrivando. Porto. È affermativo, ma per adesso è un po' complicato perché siamo dentro la città. Almeno la squadra verde sta dentro la città. Noi stiamo andando in supporto alla squadra verde perché sta prendendo il sacco di schiaffi. Ricevuto. User joined your channel. Eagle, prendere Ricky in base.
User disconnected from your channel. Vai. Che mi senti, domanda? Thank you.
Dimmi, siete sul 40? Sì. Li portati dove, scusa? Qui ti devo lasciare. Ha parlato di frecce rosse, ma non ho capito bene. Prendono la prima cosa a cassa. Sono vivo. A comando dove vi sgancio lì? Comando? Avanti. Ho bisogno di Ricky, dove lo sgancio? Vai, lascia. Bene. Lascialo vicino al punto Igna, oggi dovrebbe essere da tre direzioni. Quale parte? Guarda se c'hai le corde, lo fai scendere con le corde. Ehi, così mi tirano giù. Qualche Arienzo. Nicolo, te lancio un fumogeno verde, guarda se lo vedi. Senza che atterri, passate, scendi. Scendo, no. Ancora? Vai, ok, scendi, Ricky, scendi. Ok, vai. Arriva Fabrix. Grazie Eagle, ritorniamo in combattimento. E niente. Siamo ritornati, ho riportato sia Ricky che Ignazio. Dove siete voi? Ripetiamo lì.
contattato sia Righi che Ignazio. Dove siete voi? Sto per mettere il marker. Marker K. K ricevuto, veniamo verso di voi, vi vedo. Noi andiamo verso il primo ostaggio. Del marker caso. Igor, l'ho cancellato di vecchia. Sì, confermo, quello sul obiettivo, quello più a nord. Confermo. Arrivo. Thank you.
ricevuto. Mando Eagle base per... Anche se c'è... Olli, dove ti stiamo muovendo? Ti metto il marker, un secondo.
laser joined your channel. Riarmato e pronto.
Lux, ci sei? Sì. 3, 2, 1, tira. Guarda se riesci a portarlo alla chiesa o da qualche zona un po' più sicura per fare l'elicottero. Copy. User left your channel. Qua comando. Anti. Ci serve un trasporto per il VIP da zona ostile a base. Un attimo e ti devo analizzare. Grazie, notte. User joined your channel. Comando di Eagle, un elicottero in zona possibile? Affermativo, io lo sento, ma non credo che sia tu. CH. È uno dei nostri. Io CH nostro. Ok, inizia a andare sta intorno delle zette di porto, te lo portiamo là. Ok, Fali Lux, venite qua sul cioè sul VIP e lo portiamo nelle zette di porto per possibile perché ci devo entrare anche fuori. Ci ho avuto un attimo che siamo sotto scacco, poi ti portiamo il video. Ok, aiuto. Sì, sì, lo so, ma qual è? Olli, che mi sai dire? Che stavo cercando di tirare su Tremor, ma ho perso un fottio di sangue. Ricevuto. Mando io un kit medico grande all'interno. Allora no. Stai al punto K. Affermativo, stiamo però andando verso le ZVP1 adesso proprio. Movimento. Dammi tu l'ok. No, passa a destra, Lux, passa a destra. Arriviamo a Eagle, un secondo che vado a recuperare pure Cobra. Attesa. C'è un cecchino. È un cecchinato comunque.
subito chi è che ti spara. Torniamo nella casa, quella dovremmo dove c'è il bimbo. Sei sicuro? Ci sono su delle AI e sono dei colpi singoli, quindi... Allora... l'ho colpito. Non so adesso di colpo. Adesso vado a 40 fps di colpo. Magari ho fatto qualcosa. Oh, ma è per di voi che vi si alzano gli fps a caso. Sta ancora a 13. No, ma Cobra fa tipo 13-40. 13-40. Ma beati voi che avete almeno un po' degli alzi. Io so 13-12. C'è qualche script che va a far culo, sicuro. Male che a me. Oddio. Raga, sono solo io lo stronzo che vi devo dire. Ho trovato.
Ripeti. Ostra. Un marker, aspetta. Arrivo subito FK. Marker K. Verde. Affermativo. Casa sì. Niente raga, sto giocando a 50 fps. Ciao, vado a uccidere tutti. Perde sulla mia. Cobra, Cobra, Sirius, passo. Avanti. Come facciamo con il VIP interrogativo? Devo portarlo da quest'altra parte. Ok, quindi mo facciamo una cosa. O lo prendo e facciamo una bella corsa come si deve, o non si sa. Tornato. Vai, 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 vai. Attira il fuoco. Occhio, occhio, occhio. Occhio. Ok dai ragazzi, tutti in ritirata, via 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 su LZ. Nicolo, ci sei? Questo calo di FPS a 13 è risalita paurosa. Quel camion? Siamo tutti due. Uno solo. No, solo uno per ora. Però se me lo inizio a portare alla base mi fa un favore, eh. Almeno metà missione almeno l'abbiamo fatta. Ragazzi, vi informo che mancano 13 minuti e tra poco finisce la missione. Allora mi sa che andare a fare. No, tu inizia. Può fare andata e torno. Ma puoi farlo a terra? No, la cosa migliore è lasciarlo magari anche dentro lì. Come lo faccio? Do una mano anche io così. Lascialo dentro, dai, tanto non lo attaccano l'elicottero. E come lo infilo dentro però? Sei il prigioniero, fatto, vai, andiamo. Ma ti posso dare una mano, metto fuoco. Ali, ti seguo. Dai, torniamo indietro da Aldi. L'Aldi è uscito. Direzione 10 gradi. 10 gradi. Ok, ora dobbiamo andare verso il castello, quindi cominciate a spuntare al volo e vi raggiungo. Sangue dentro l'altro c'è un medico. Ah, io sì, a me grande. Quali fai muovere tutti? Dentro al coso medico, dentro al elicottero magari ci sono. Otro c'è il kit medico grande. E reattivi. Cazzi, qua ci vuole grinta, cazzo, 10 minuti è come. È peggio di farsi una presa contro gli Ofcra in rush. Sì, esatto, peccato che sto avanzando da solo, ho detto 40 volte la direzione. 10 20 gradi. 10, 20, basta che sia più o meno là, non vi vedo. Sono indietrissimo. E sto già a metà percorso, da quando l'ho detto. Abbiamo un nemico. No, 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 passiamo qua. No, perché ci sta. Mi ha colpito tanto per cambiare. Oh! Dai, oh, dove siete? Io non cammino. Dovete starmi appiccicati.
qua, sono qua. Cioè, tanto questa sera non so se vede che c'ho le calamite. Ma siete troppo in alto, vi vedo ora. Ecco perché vi prendo, ne sto più in basso. Cioè, ho detto 10 gradi, voi siete andati a 40. Coppia, io invece sto da solo. È appena scollinato, domanda. Sparo. Vedo. Mi ero fermato per gli altri. Buttalo, buttalo. Fu, ti vedo tanto. No, no, penso qui vicino a me. Io ci sto, gli altri non so dove siano. Sto capendo più. Gli altri ci stanno. Hollywood a terra, vai. Gradi. Preso. Mamma mia, che mira. Attacca metallica, eh. Che mira. Ma ci sta, Cobra. No, no, tranquillo, sto scrollando ora. Vai, vi vedo, vi vedo. Siamo sotto tiro del cecchino. E pure noi. Pure noi. Essi. Cobra, come state messi? Il cecchino ci ingaggia dalle mura, però siamo in un punto ottimo, vi metto il punto. Io sto andando più sotto, sotto la collina. Marker L. Siamo di rabbo. Occhio, li ti sento, eh? No, ma cosa? Dio, non è possibile. Ci posso credere. Io ho messo il marker dove sto io. Ho già fatto fuori tre persone. Roberto, spero che abbia i medici là. Tiro su Furious. Non è maledetto di un Furious. Che cazzo stava a fare qua? Infatti no, perché abbiamo fatto un aggiramento larghissimo. E quello lì ha avuto il tempo di girarsi, farmi, spararmi. Pronto intanto 4 colpi. Vabbè, questo è il bello della I. Capito, ma...
puoi. Tanto finché è sopra la torre non ci dovrebbero essere ostaggi, visto che ci possiamo andare sopra. Se appena c'è un tiro. Giù, granata, giù. Mi sa che devi darti da, da fare all'entrata della base. Passo tutti sotto le mura? Sì. Ma avanzo, sto dietro. Allora ci sono meno di 5 minuti. Tiro con la lanciarazzi. Sto vedendo, ragazzi, qua con un medico qua, con un medico qua vicino a me. Fabio, alle mura arriva, tanto è sicuro, non devi procedere però, ti porto uno. Quattro minuti. Fali. Ehi, sono... Punto mezzo. Punto mezzo c'è un caduto e più avanti altri. Dai, manca solo il filo del medico. Tra 4 minuti 3 barra dovrebbe finire la missione, quindi io me la lascio. Vai, bendati. Maccio. Sei messo malissimo. Sì, va bene, bene, ci penso io. Ci sono 39. Che bio. Ole. Possibile. User left your channel. Manca un minuto, andiamo.
Channel joined your channel. Oh. Porca troia.